Ho scritto uno dei miei primi articoli. Io sono al Broscette. Dei miei primi articoli su Cuore. Perché vengo qui perché è la mia borsa di studio e mi incontro. A Rue Froissart. Mi spaventò questo edificio perché è un edificio dove stai a mezzogiorno con tutte le vai dietro al Parlamento. Mezzogiorno tra le luci accese. Se vuoi salire un piano, non trovi le scale. Le scale mobili che vanno giù, che vanno con tra 10 minuti arriviamo. Era a fianco al giardino, esattamente, a fianco al parco, mettiti in mezzo ai due edifici. Gridava così tanto che ho scritto un articolo per Allora, questi comitati sono importantissimi perché sono quelli che definiscono certe cose a monte, che definiscono tutti gli aspetti tecnici di un regolamento, di uno strumento legislativo o di implementazione della commissione, ma soprattutto strumenti legislativi. Ok, quindi questi comitati, okay, che fanno parte del processo decisionale della comitologia, proprio perché dai comitati, hanno moltissimo potere. Okay. Però si sa molto poco di questi, a parte che sono centinaia e centinaia, cioè solo la lista è lunghissima. Ma quello che è importante è che in questi comitati, che sono dei comitati scientifici nei quali ci sono degli esperti, quindi ingenuamente si crede che sono neutri, in realtà moltissime delle corporate lobbies ci mettono i loro esperti, persone che vengono pagate direttamente da queste lobby o ci hanno lavorato dentro o che ancora ci lavorano e che hanno, sapete, le due o tre cariche per cui uno compare come, non so, il professore di un'università e del dipartimento XY, ma che ha poi la consulenza con questo e quest'altro interesse industriale e quindi si presenta, diciamo, come un ricercatore, un professore, un esperto di una materia, ma che ha un conflitto di interessi molto forte perché rappresenta in un panel dovrebbe rappresentare un'expertise scientifica, ok, invece rappresenta un interesse industriale diretto. E quindi qui si tengono tante riunioni che se uno le guarda, no, subito, cioè, sembrano poco interessanti, proprio dei comitati tecnici su, non so, se il grano c'ha due punti o c'ha tre punte per chiamarsi così, oppure si deve chiamare un altro modo. Dico, per dire. Però in realtà sono delle robe... Per così loro prendono il bus. Cosa? Andiamo a Piazza Italia. Sì, adesso andiamo. Così sì. Prendono certo. Il bus. E quindi qui ci sono un sacco di riunioni che sono molto infingarde, perché poi dopo si decidono delle cose che insomma sembrano delle cose scientifiche, ma nei quali gli interessi industriali sono fortemente rappresentati. E invece rappresentanza di interessi dei cittadini, dei consumatori, delle organizzazioni per esempio ambientali e tutto, sono quasi assenti. E quindi un cambio, diciamo, è proprio necessario nel modo in cui si prendono le decisioni, nel modo in cui è strutturato la presa di decisione e anche la formazione delle idee che poi dopo vengono, diciamo, sviluppate in degli strumenti legislativi. Ma del conflitto di interesse, cioè semplicemente perché non c'è nessuna legislazione chiara in materia, esatto, di conflitto, cioè, di interesse, no. E la commissione ritiene che è assolutamente legittimo che tutti gli interessi vengano rappresentati, il che in parte è giusto, è vero, però il problema è quello dell'imbalance nella rappresentazione degli interessi e soprattutto poi, cioè, il problema più grosso è quando una persona si presenta in un modo, ok, io sono, non so, ricercatore di questo e quell'altro, e poi invece magari, ecco, tu vedi Marco Morosini che dice Wuppertal Institute, ma dietro di lui magari ci sta una lobby, che ne so, di... della Casaleggio Associati, di non so che cosa, scherzo, dico per dire, ecco, no, ma un professore di un'università, di un centro di ricerca che ha delle pubblicazioni è proprio perfetto per poi invece avere dei lavori di consulenza, diciamo, fare parte di un gruppo industriale e rappresentarne gli interessi. Ma come vengono nominati i consulenti? I panel vengono nominati. Cioè, per la validità scientifica, per le competenze, diciamo, nella materia. Poi c'è anche l'obbligo della trasparenza, anche dire, voglio, queste persone non è obbligatorio. Devono presentare un documento, un certificare che loro poi non sono al soldo di prima. No, niente di tutto ciò è richiesto ad oggi. Questo è il problema. È arrivato, no. Andiamo al Parlamento. Andiamo al Parlamento, dai. Ma chi è che nomina?